Siamo a Milano alla tappa appunto milanese del roadshow di GFES. Che cosa è questo evento e cosa significa per l'associazione? Quali sono in prospettiva le prossime iniziative? Siamo qui questa sera a Milano, è la quarta delle nostre tappe che stiamo realizzando in tutta Italia, in cui come Federazione Congressi, come GFES in questo caso, come gruppo di provider italiani, stiamo facendo su tutto il territorio nazionale per incontrare tutti i nostri associati e non solo. Il fatto di fare network è molto importante soprattutto per quello che è la nostra attività oggi di provider, soprattutto dopo il periodo Covid che ci ha segnato molto sia in termini di lavoro sia in termini anche poi di ripresa. Fare oggi rete e network è sicuramente una delle strategie più importanti per proseguire in quest'ambito tra i più virtuosi che abbiamo oggi nel panorama nazionale. Oggi siamo qui a Milano e nelle prossime tappe andremo a Bari, a Torino, andremo in Sicilia e in altre città italiane. Questo perché per noi è importante ascoltare la base, per noi è importante ascoltare le esigenze che tutti i nostri colleghi sul territorio hanno, proprio perché facendo rete, facendo sinergia, che si può ottenere di più. La tappa milanese dello show con SDD è un'occasione importante per fare networking tra soci e colleghi, ma anche il momento per poter presentare quelle che sono le novità, le prossime attività in campo da parte di Federcongressi di Napoli. Sicuramente un appuntamento importante è rappresentato il 14 giugno a Roma dalla presentazione dei dati voce. Presenteremo quindi il rapporto 2022 e capiremo che cosa è accaduto al nostro settore nel corso dell'anno che si è appena concluso. Parlando sempre di indagini e di analisi, mi fa piacere anticipare la partenza di una nuova ricerca che questa volta si focalizza sullo stato dell'arte delle agenzie di organizzazione in Italia per andare a capire qual è la loro competitività oggi e in che direzione si sta muovendo. Junior for Training è un progetto di formazione di Federcongressi Eventi Lombardia, arrivato già alla quarta edizione. Qual è la maggiore soddisfazione per questa edizione, ma un po' in generale in tutto il percorso formativo? Allora, è stato diciamo una scommessa, e la delegazione non eravamo molto sicuri che fosse vincente, ma questo nuovo format abbiamo messo a confronto diciamo le stesse professionalità in diverse aziende, in diversi settori e anche competitor a confronto tra di loro, e il risultato è stato davvero un arricchimento non solo per i giovani che hanno potuto vedere grandissime realtà e grandissimi professionisti insegnare le proprie esperienze, ma anche per noi che tra di noi ci siamo un po' diciamo conosciuti meglio e abbiamo collaborato per un obiettivo comune che è la formazione dei giovani.